Allora qui c'è un problema che io considero fondamentale, indipendentemente da chi governa la Repubblica, il Parlamento, il Governo, le regioni, le province, i comuni, compiono ognuno il loro dovere per rimuovere gli ostacoli? Non c'è l'esigenza di una nuova stagione di resistenza che faccia vivere i valori della resistenza implementati nella Costituzione e che quindi, non se sei precario, non puoi mettere su famiglia, non puoi prendere casa. E poi, se mi licenzi, alla fine non c'ho né la cassa integrazione, né quella ordinaria, né quella straordinaria, né i prepensionamenti. E nemmeno avrò una pensione, perché non mi hanno versato i contributi adeguati. Allora, la cosa prioritaria oggi è questa, io credo, assieme alla democrazia. Che cosa vuol dire? E vado a finire perché non voglio farla lunga, essendo tardi e avendo illustrato altri con puntualità vari aspetti. Vuol dire che noi dobbiamo tornare a contare. La Costituzione che abbiamo è sempre giovane, tant'è che dice bisogna rimuovere gli ostacoli, deve aggiornare le cose. Chi l'ha elaborata? L'ha elaborata coloro che abbiamo scelto noi, grazie a coloro che sono caduti, che hanno dato la libertà e la democrazia e che hanno detto deciderete voi. Quando andrete a votare, quali devono essere le regole? Ora quelle regole non ci sono più. Ve lo dice uno che sulla base delle regole c'è chi l'ha eletto, è stato eletto in Parlamento, ma c'è stato anche quando non mi hanno eletto. Non avevano mica torto loro. Io sono convinto che loro avevano ragione. C'era tanta amarezza, ma se quella è la scelta. Poi ci hanno ripensato la volta successiva, mi hanno rieletto, ma questa è un'altra questione, ma sono loro che hanno scelto. Perché la Costituzione dice che l'eletto in Parlamento, come anche nelle altre istituzioni, non risponde al partito e tantomeno al capo del partito, ma risponde alla sua coscienza. Allora se vogliamo che i parlamentari, che i consiglieri regionali, siano assieme a noi, vivano con noi i nostri problemi e quindi vedano come rimuovere, abbiamo bisogno di tornare ad essere noi a sceglierlo. Per gli europei l'abbiamo salvato e sabato e domenica sceglieremo ognuno di noi in relazione alle proprie convinzioni chi all'interno della lista che sceglieremo andrà a rappresentarci in Europa. Abbiamo bisogno che questo torni dappertutto. Ma assieme a questo abbiamo bisogno di un'altra cosa, far vivere la Costituzione attuandola. Far vivere la Costituzione attuandola, e cioè rimuovendo gli ostacoli, è più che mai attuale. Stiamo vivendo una crisi che non ha precedenti. Noi abbiamo bisogno di operare in Italia, in Europa e nel mondo. Risottolineo il mondo, non ho trattato per brevità l'articolo 11, ripudiare la guerra, ma abbiamo bisogno che si esca dalla crisi con un paese più giusto, più solidale. Non possiamo dimenticare, noi, sono nel Bresciano, era un po' come i friulani, dove hanno campato i nostri nonni, i nostri bisnonni, se non in giro per il mondo. E perché cosa ci battevamo? Perché ci riconoscessero gli stessi diritti, fosse negli Stati Uniti d'America, fosse in Australia, fosse in Svizzera. Noi dobbiamo fare in modo che si esca dalla crisi in modo più giusto e più equo e più solidale per tutti, perché solo in questo modo noi renderemo onore a coloro, anche quando si era ragazzini,
come il quindicenne che ricordavo prima e più anziani, non ci si fermava per porre fine alla dittatura, alla guerra e per ridarci la libertà e la democrazia. Noi non possiamo guardarci solo se noi siamo a posto, ma abbiamo bisogno contemporaneamente di operare perché i diritti ci siano per tutti, per una società dove ci sia più rispetto fra le persone, fra i giovani e gli anziani, ma anche fra i giovani e giovani, e in particolare il rispetto per chi è di sesso diverso come le donne, e non compiere continuamente violenze, e c'è chi le vede, fa finta di niente e si gira dall'altra parte. Quindi abbiamo bisogno, e questo monumento, questo sentiero ci aiuta in quella direzione, a far vivere una nuova stagione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, via via, anche se per tappe, applicare le norme della Costituzione per l'eguaglianza dei diritti, per la libertà, per la democrazia, per la solidarietà, rimuovendone tutti gli ostacoli, in modo che siamo così come eravamo dopo la guerra, benché uscivamo da una tragedia, più solidali, più forti ed uniti. Per questo è importante, scegliete chi ritenete più giusto, ma domenica andate a votare. Perché la cosa peggiore che si potrebbe commettere sabato e domenica è quella di decidere di non andare a votare, ma a quel punto fai proprio l'incontrario di quel che hanno fatto coloro che si sono battuti per riconquistare la libertà e in primo luogo per darci il diritto di votare e di scegliere noi. Quindi con questo impegno andiamo avanti, far vivere i valori della resistenza ora e sempre, attuando la Costituzione, rimuovendolo gli ostacoli che non ci rendono più eguali, più giusti e più equi. Grazie a tutti voi.